Eccoci qua a Livorno. Ciao Anna, sono Michelle Boniv. Ciao Anna. Ciao. Ciao bella, un bacio. Come va? Va male, ma va davanti come posso. Io vivo con 270 euro. Che ti dà lo Stato? Sì, è l'invalidità praticamente. Ma a me mi hanno trovato a Marboraro, che io anche... A te? Ecco, quando te l'hanno trovato? Sono 2 anni. 2 anni? Io praticamente, anche se campo d'aria, ingrasso lo stesso. Infatti, ma io a mangiare perché me lo porto la Caritas e quando è buono, perché più delle volte è andato anche a male. Cioè, fino a 2 anni fa potevo lavorare, ero anche assegnata alle categorie protette, ma mai chiamato. Quanti anni hai, Anna? Io a luglio faccio 42 anni. Quanto me? Ti sento che hai energia dentro, non molli? Non mollo perché io vorrei vivere come una persona di 42 anni, però non me lo impediscano. Con le 270, quando prendi le medicine e hai pagato una o due bollette, sono finite. Senti, ho un'idea. Oggi è venerdì, ci saranno aperti i centri commerciali. Andiamo a prendere qualcosa. Usciamo un po' da questa casa. Ma senza soldi dove vuoi andare? Con me. Associazione Michelle Boniv oggi ti fa un regalo. Mi dicevi, Anna, che se tu non sei figlio di nessuno in questo paese, insomma, anche se vai a chiedere al comune aiuto... No, non ti considerano. Io tante volte ho fatto la fila per un assistente sociale, io non avendo nessuno vado da sola. Però le persone che sono con un marito, un compagno, un genitore... entrano e posso stare tutto il giorno lì a aspettare nonna. Non ti hanno fatto entrare? No. Avrai una passione? Qual è la tua passione? Sì, quando ho fatto dei corsi di cucina, dei corsi di pasticceria, poi so ricamare, so fare il patchwork. Io è tanto che non esco più la sera perché non ho più nessuno, sono sola. Una girata sul mare tanto che non la faccio in compagnia. Qua mi dicevi che tu a dicembre non c'era acqua da bere. E cosa hai fatto? Perché a me me la porta la Caritas e te la portano una bottiglia di 2 litri, ci devi fare tutta la settimana. È successo che a dicembre non avevano acqua e non la portavano e io per bere dovevo bere quella di cannella. Di cannella? Per non comprarla. E com'era? Sapeva di... Di cloro? Veramente io rimango sconvolta. Questi racconti sono in Italia, vi rendete conto che noi non siamo nel terzo mondo? Ma questa è l'Italia, questa è Livorno, una delle città più belle e più ricche d'Italia. E ci sono realtà del genere. Ma non lo Stato, io mi vergogno come cittadina che abbiamo questo livello di degrado. Cosa facciamo? Ancora stiamo lì a guardare? Oppure ci associamo, cerchiamo di aiutare tutti insieme, ci uniamo e tutti insieme siamo sulla stessa barca, perché oggi è Anna, ma domani puoi essere tu, posso essere io al suo posto. Se non cominciamo ad aiutarci oggi, nessuno lo farà. Facciamo la spesa adesso con Anna, perché è giusto, almeno prendiamo acqua, latte. Buona grazie. Spesa a noi, a dopo. Ecco, pesa. Sei felice? Sì. Anna, da oggi tu non sei più sola. L'importante è che cominciamo a curarti, l'importante è cominciare ad avere un po' di fiducia in questo mondo che tanto ti ha deluso. Io vi ringrazio perché non ci speravo più ad avere un aiuto. Che mi è stato sempre negato perché dovevo sbrigarmela da me. Io dove sono arrivata l'ho fatto, ho sbrigato da me, ora non ce la facevo più e grazie a Michelle ora ho un po' d'aiuto. Anna, non è colpa tua, tu ti sentivi in colpa a chiedere aiuto, così ti avevano insegnato, ma in questo momento difficile non è chi ha bisogno d'aiuto che è in colpa, ma chi non lo dà. Anna, ti ringrazio. Grazie a te, io non ho fatto niente. Tu hai fatto molto, hai chiesto aiuto. È per questo che noi siamo qui. Ciao Anna.